Amici di VG Video Game Generation, siamo qui per una nuova puntata di questa favolosa rubrica targata PC Time. Qui con me il mio compagno dell'ultima volta, Antonio Cappello di Paglia. Dipende. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, dipende da come ci stanno ascoltando, no? Non è Esatto. che ormai YouTube puoi ascoltarci quando vuoi. Prima di iniziare, Sì. prima di tutto, siccome sono ospite, devo salutare tutti gli amici di VG Game Video Game Generation. Generation, però io devo dire una cosa prima di iniziare. Sai che Dimmi. sono l'uomo delle premesse, no? L'ho Vai, fatto anche premettimi l'altra volta. tutto. Tu sei un infame, devo dire No, proprio sei un infame. perché? Perché quando mi hai chiamato per fare la seconda È puntata, vero. io non avevo un pad in mano, ma indovina cosa avevo? Oltre a non pensare a quelle cose Hai la mano brutte, fredda. eh. Ho la mano freddissima, Che guarda. cazzo di che Avevo un tenevi? mouse e una tastiera, perché mi hai Ah. fatto amare Titanfall, complimenti. Ah, È mi fa piacere. Ma come hai un uomo... fatto a giocarlo? Così, tu non chiederti, tu... Di sì, Queste cose di sì. che ti Tu imputtani non da lo solo, lo sai, sai che tu non lo ti sei sai, appena tu non incartato? lo sapere tu non lo puoi sapere. Ti sei appena incartato, però va Vai, vai, bene. vai, 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 Ragazzi, così. oggi parleremo di Hearthstone Heroes of Warcraft, sviluppato da Blizzard, che è la stessa mamma di World of Warcraft e di Diablo, Diablo 1, Oh, Diablo 3. ok. E quindi io direi che tra 3, 2, 1 e adesso via, partiamo con le immagini così ci assecondiamo. Ok, Ti è perfetto. piaciuto questo countdown? Sì, bellissimo. C'ho la pelle d'oca. Ragazzi, allora, open beta, quindi chiunque di Ah, voi vuole accomodati, sei giocare, va proprio una su serpia. battle.net, si registra e si scarica dal sito eu.battle.net/hearthstone/it il gioco. Quindi lo posso fare anch'io senza sputtanarmi la prossima volta? Esatto. Bella, mi è piaciuta sta Intanto cosa. abbiamo visto le missioni, perché per vincere denaro, che ci serve ovviamente per comprare bustine o comprare gli accessi ad alcune modalità. E, ci sono queste missioni che ne puoi avere un massimo di 3 da sbloccare. E se ogni giorno te ne aggiungono una. Se ne hai già 3 piene, ovviamente non te ne danno altre. Ok. Qua intanto in negozio abbiamo la possibilità di comprare le varie bustine. Ecco Ma qua, registro comprare le missioni, vedete. bustine a soldi veri, Sia no? soldi veri sia Ah, ok. soldi monete del Del gioco. gioco. Vedi, qua ci stanno le vittorie con i singoli personaggi più le Sì. missioni. Apri Ok. buste, quando compriamo le buste le possiamo sbustare qua dentro. Ogni Oh, che busta tiene bello. 5 carte, di cui una è almeno rara o epica o leggendaria. Ah, perfetto. Quindi ci sono diversi tipi di carte. Sì. Ok. Allora, intanto abbiamo aperto collezione personale, dove possiamo creare i nostri mazzi e vedere anche le carte che abbiamo, che abbiamo sbloccato ovviamente. E ci stanno 9 eroi, quindi 9 tipi di carte, perché si sono divise in 2 blocchi. E le carte. Allora, intanto vediamo qua le varie classi. C'è guerriero, druido, mago, paladino, cacciatore. Poi andiamo avanti, c'è sacerdote, Ah, quindi le diversi tipi di ladro, personaggi, quindi. certo. Ci sono 9 eroi, sciamano, ancora uno è stregone, Sì? e l'ultimo sarà, non mi ricordo, guerriero. Dopodiché ci sono le carte generiche. Come sei informato? Come sei Praticamente, per fare informato? un mazzo, tu devi prima sceglierti l'eroe. Sì? Dopodiché ti puoi fare il mazzo tra le carte generiche più le carte del dato eroe. Sì, Ok? ok. Che sono divisi per colore, come avete ben visto. In più poi le carte che puoi trovare nelle bustine, Vabbè, no? sì, sono sempre divise a seconda del colore e quindi dell'eroe o le generiche. Ok. E in allenamento, vedete, le tre modalità sono gioco, allenamento e arena. In allenamento giochi contro l'intelligenza artificiale e ti serve per sbloccare le carte base. Arena, praticamente parti da un mazzo, parti un eroe scelto a caso. Delle carte scelte sul momento, a seconda di quelle che ti dà l'intelligenza artificiale, e ti crea un mazzo così come viene. Ah, ok. Dopodiché giochi. Più vinci, hai un puoi perdere massimo 3 volte, dopodiché finisce l'arena. Puoi vincere quante volte vuoi. Più vinci, E più più hai hai premi, sì, premi, esatto. punti, E poi ok. c'è la modalità gioco, che è la classica modalità uno contro uno con il mazzo fatto da te. Quindi Uno un. contro uno verso qualsiasi giocatore che ha Sì, installato la beta. Ok, certo. perfetto. Degni avversario.
E ora cosa stai facendo Allora, qui? adesso Cosa sto stai iniziando facendo? una partita con il mio mazzo mago Sì? La contro uno luce che si porterà chiama alla vittoria. Piozzo, là in alto a sinistra. Grande Piozzo! Seguici anche Allora, tu! all'inizio si può scegliere, si parte con tre carte, poi dopo il lancio della moneta, se parti per secondo, peschi una quarta carta supplementare e più hai una quinta carta che ti dà un mana in più. Eccola qua. Ok, quello che hai fatto tu in Esatto. questo momento. Puoi cambiare tra 0 e tutte le, o tutte le carte, o nessuna carta, o un qualsiasi numero da quelle che hai in mano. Sì? Dopodiché si parte sempre con un mana, che vediamo in basso a destra il numero di mana. Si arriva a un massimo di 10. Come si fa ad aumentare il numero di mana? Passando i turni. Ogni Ah, turno avremo ok. un mana, arriva da 10, finisce là. Finiscerà. Ok. Mo' vi spiego un attimino. Gli eroi sono 9 e ogni eroe ha un'abilità particolare. Per esempio, il mago fa un danno dove voglio, come ben vedete, costano sempre due le abilità eroe. E lui gioca il sacerdote che rigenera due salute dove Ok, voglio. quindi ogni personaggio è legato a un certo tipo di attacco o di potere, insomma, Potere, di sì, di potere potere. e delle carte specifiche. Per Ok. esempio, le carte del mago mie sono blu, come ben vedete. Le Sì. carte generiche sono sempre grigie. Ok. Tra tutte nelle carte, mo vi spiego un attimo pure le abilità delle varie carte. E le carte sono di generalmente due, che sono le carte servitore, cioè le creature, e poi ci stanno le carte magie e le carte arma. Le carte magie sono tipo questa qua, metamorfosi, una carta magia. E le carte magie a sua volta si distinguono tra quelle normali che puoi giocare nel tuo turno e i segreti, che sono tipo le carte trappola di Yu-Gi-Oh! Ah, ho Cioè tu capito, le benissimo. nascondi, quando Sì? ti si verifica quel dato evento, Puoi si attiva azionarle. automaticamente, Ah, non sei tu che automaticamente. decidi. Ok, perfetto. Diversamente da Da Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, sì, Ok. certo. Io ho giocato Yu-Gi-Oh!, quindi qualcosa ricordo. E poi ci sono le carte arma, che praticamente d'altro non sono che un'arma, diciamo, è un'arma che si aggiunge al tuo eroe. In modo che tu col tuo eroe puoi attaccare come se fossi tu stesso una creatura. Ah, come se gli mettessi una pistola in mano al tuo E eroe può e tu sparare. puoi sparare, Esatto. ok? E ogni arma ha l'attacco, quindi quanti danni fa, e Sì? la durabilità. Per esempio, se un'arma ha durabilità 2, ogni volta che l'arma attacca perde una durabilità, quindi diventa 1. Quando arriva a 0 l'arma si spacca. Ah, quindi non sono indistruttibili, cioè non è No, una no, no, carta che dai no, no. mano e loro possono fare come Assolutamente. vogliono. Ok. E la cosa bella e carina è che tramite battle.net, che è la piattaforma sulla quale gira Hearthstone, così come girano anche Diablo e World of Warcraft e Sì? Starcraft, e puoi aggiungere gli amici e giocare direttamente con loro. Quindi puoi Ok. giocare anche con un tuo amico direttamente senza dover cercare qualcuno online. Online, Che è ok, vi comunque una cosa. mettete d'accordo ragazzi e giocate È qui una quando cosa comunque volete. molto carina. E intanto vediamo che alcune carte hanno delle abilità particolari. Per esempio, quell'ogre ha dei danni magici più 1. Sì. Quelle due paladine 02 che hanno lo scudo hanno provocazione. Ci stanno varie abilità nelle carte. Praticamente le abilità delle varie carte sono in tutto 7, che sono provocazione, Sì. cioè quella creatura deve essere attaccata obbligatoriamente per prima. Sì. Non posso attaccare altre carte se non quelle prima, quelle con provocazione. Poi c'è carica, cioè la creatura ha giocato normalmente, deve aspettare un turno prima di attaccare. Mentre con carica puoi attaccare subito, Ah, ho che sarebbe in capito. Magic rapidità. Poi Sì, ok, perfetto. c'è grido di battaglia, cioè quell'abilità si Finito. attiva quando la creatura entra in gioco. Sì? Rantolo di morte, cioè l'abilità si attiva quando la creatura muore. Quando in pratica la creatura E muore si attiva l'abilità. si attiva. E cosa fa? Ci Ci sono stanno diversi partite. Per esempio, tipi c'è di una carta attivazioni. molto usata, una creatura Sì? molto usata, che come rantolo di morte tiene pesca una carta. Quindi quando la creatura finisce al cimitero, tu peschi uno. Ah, ho Poi capito. Fammi abbiamo rabbia, cioè pensare. l'abilità si attiva quando quella creatura subisce almeno un danno. Sì? Quando la fanno incazzare, in pratica. Esatto. Danni magici più uno altro non è che se una carta mi dice infliggi 3 danni, quella carta se dice infliggi 4 danni. Ah, ti aumenta sempre Di di uno il uno. danno. E poi c'è Ok, scudo divino, cioè quella creatura, ok. Sì. qualsiasi tipo di danno riceve come primo danno è annullato.
Quindi io posso avere 1-1-1 con scudo divino attaccato a una 20-20. Se Sì? scudo divino mi salva la creatura. Ok, capito. Sì, no, sono regole molto Basic, basic, basiche, sì. basic, nulla di... Io stavo più che mentre stavi spiegando ai nostri amici come si gioca, i tipi di carte, stavo notando i disegni, Sì. Eh l'ambientazione, molto fantasy, molto bella beh, e sì, è curatissima. basata sulla. Noto, inoltre noto che i personaggi femminili sono come al solito Sempre poco, tettone. sì, Sì. poco propensi a quel È genere di cose. no, ma non si sa perché in realtà. Non si sa, ma come mai? Chissà, quindi, scusami. Come È se un noi mondo. videogiocatori Pensassimo fossimo alle tette. attirati alle tette quando c'è un mega fucilazzo in mano o una mega carta che leva tutti i danni del mondo in mano, no? È proprio, ma non lo so, è inutile. Poi vedo anche i draghi, creature No, guarda, e ripeto, fantastiche, è molto, è ogre. magico perché è stile fantasy perché è basato su World of Sì, Warcraft. Quindi beh, la fantasy. stessa Eh beh, mamma. sì. Ma infatti guarda che gli eroi di World of, di Hearthstone, no? Sì? Sono gli eroi che ci sono su World of Warcraft. Davvero? Eh beh, si chiama Oh. Heroes of Warcraft per un buon motivo. Ah, ok, perfettissimo. No, poi stavo vedendo anche la parte intorno. C'è il fumo Ah, che si anima, sì, lo scenario, dici. c'è Il background. il pallone, Indirizzibile. il dirigibile che si muove. Quindi è molto, molto bello. Sembra animato, sembra quasi Sì, animato. no, Non le guarda che è classiche. animato. Sì. No, dico, sembra animato il contesto, ti immerge sempre più nella Sì, battaglia. Non è la solita carta che comunque no, muovi, non è mandi niente avanti. statico Poi il vedo gioco. che ci sono effetti luminosi, quindi Sì. non No, è guarda, il statico. gioco è bello, è molto snello. Si parte con 30 punti vita, come ben vedete. È molto snello e molto veloce Lo stavo in realtà. notando, appunto, non sono quei giochi di carte che tu inizi e non sai quando finisci, Sì, cioè è molto veloce. Magic Magic per no. esempio è molto molto più macchinoso. Sì. Hearthstone è simile perché mischia un po' di uno, un po' dell'altro, un po' di Magic, un po' di Yu-Gi-Oh! Però Però l'hanno l'hanno fatto bene, l'hanno snellito. snellito e l'hanno snellito bene, cioè esce un bel gioco. Sì, stavo Intanto vi ho notando. fatto, volevo farvi vedere che sulla sinistra vedete quella barra, che è la barra degli eventi recenti. Cioè se tu passi, zero amici sono quelli. E se tu passi il mouse, il cursore del mouse su uno di quei simboli, ti dice in quel dato evento che cosa è successo. Ah, ok, la cronologia in Cronologia, pratica. Ok. sì. Per come noi che hanno un po' di problemi alla memoria, giusto anche Beh, questo. certo. Intanto qua sono partito Fai un malino. mega attaccone Eh di sì. tutto, crei di tutto Tra in il drago e questo. l'ogro avevo danni magici più Sì, uno, sì. due danni magici più due, quindi a voglia. All'inizio con Se questa partita l'ho iniziata malino. sei una pippa anche a questo gioco, non No, soltanto non è a vero. Titan. Non è Sto vero. scherzando, sto scherzando. Non è vero. Comunque devo dire che all'inizio stavo messo malissimo, poi piano piano ho recuperato perché il mazzo mago a me piace parecchio. Piace a molti perché è il primo mazzo con cui giochi e quindi ti affezioni in un certo senso a Eh quel. sì, è un po' il primo amore che... Esatto. Beh, sì. Non ti puoi liberare dal Già, primo amore. già. Intanto, ragazzi, Ecco. diciamo che. C'hai un mega drago fighissimo Tocca a te. È giunto. una bella carta perché costa qua 5 se ben ricordo. Comunque una 4-4. Però mi dà danni magici più 1. In più mi fa pescare una carta quando entra. È fantastico, eccola qua. Eccola, sei pieno di draghi. Ti piacciono i draghi, Brigius? Beh, allora una cosa particolare è che il mazzo è fatto da 30 carte. Finito. E per ogni carta non puoi avere puoi avere un massimo di due copie. Ok. Quindi anche questo Ah, porta. perfetti. Quindi Allora, questo non porta so se l'hai detto ad prima, ma hai un numero limitato di carte nel Sì. mazzo? E a differenza Ah. di Magic e Yu-Gi-Oh! Che puoi avere un mazzo di Sì, ricordo molte da più Yu-Gi-Oh! Che puoi avere un mazzo. Non grande. voglio dire una No, castroneria, però Yu-Gi-Oh! Non me lo infinito, ricordo. Però forse sicuramente infinito. Magic sicuramente può avere un mazzo più grande di 60 carte. Mentre questo qua ti obbliga ad avere precisamente 30 carte. Appunto, sempre riallacciandoci al fatto dello snellimento Sì. di finir prima le carte, Ma anche proprio. il fatto di avere due copie per ogni carta Sì. ti snellisce molto perché tu hai tante possibilità. Ovviamente questo qua è dato dal fatto che hai 30 carte, non ne hai 60 come in Magic, che Sì, puoi avere ok. 4 copie. Ma ti snellisce molto perché tu ti devi appoggiare su
tante carte, non puoi basarti solo su poche. Ok. È molto, 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 molto bello e snello. Torniamo a dire questa parola, però, ragazzi, sì, però non è così, c'è altro è modo per definire. Ora stai attaccando direttamente il personaggio, no? Sì. Okay. Io sono uno che tende a togliere il più possibile le creature all'avversario, sì, per metterlo in difficoltà, e perché poi a partire inoltrata, a mano vuota, riesco a recuperare un po' di più. Cioè, come stai facendo in questo momento, esatto. Ora lui è senza difese, lo stai attaccando, sì. Lo stai attaccando. Anche devo dire che ho avuto un po' di fortuna, perché il sacerdote è abbastanza forte da battere, eh? Se becchi qualcuno con le carte giuste hai proprio difficoltà. Ho capito. Perché poi ci sono le carte leggendarie, che sono molto molto forti, però sono molto molto difficili, difficile da spostare. Difficile da trovare, sì, anche. Non mi pensare. Ok. Sì, ma ci sono delle carte che non puoi usare in determinate sessioni di gioco, o puoi usare qualsiasi tipo di carta, tipo le leggende, mi viene in mente Exodia in Yu-Gi-Oh! No, le carte non c'è, per adesso sono tutte libere, ci stanno all'inizio ovviamente quando il gioco... Madonna, gli hai spaccato tutto, anni, gli hai spaccato! Sì. Eccola qua, Brigius la tettona ha vinto! Brigius la tettona, non sono tettone, ragazzi! Intanto passerò al mazzo agro, come adesso vedrete, per giocarmi un'altra partita. E in alto a destra vedete non tipo... classifica e classifica. In alto a destra praticamente c'è la possibilità di praticamente puoi giocare in ranked e ranked. Cioè se giochi in non classifica, anche se perdi non succede nulla. Okay. Se giochi in classifica, ovviamente se perdi una partita ti cali classifica. Di classifica e di livello, di prestigio. Ho capito. E qua non è una ruota della fortuna, e però infatti cosa sta girando? Questo qua non è soltanto un modo divertente per aspettare la connessione con un altro giocatore. Perché se vedete, come altri c'è il tuo cane, te stesso dal futuro. Il tuo cane. Ma cos'è sta roba? Uscirà sempre degli avversario. Ma è semplicemente un modo carino per aspettare la connessione con un altro giocatore. Ho capito. Ovviamente io giocherò di nuovo con un altro stregone. E con un altro sacerdote, perché non ho beccato altro, ragazzi. Vanno di moda i sacerdoti. Mi dispiace. Hanno trovato tutti la vocazione. Tutti la vocazione. Ma stiamo a vedere, ci sono anche animali, cioè c'è il lupo, c'è il c'è il lupo, il condor, c'è il condor, c'è il murloc, che è una rana. Sì, si vede. E di questo 40 di morti infligge due danni all'avversario. Questa è una qua faccio una combona dopo, che è qualcosa di pauroso. Madonna, non ci dire nulla, spoilerare nulla, che tanto qua sbaglio vado. Perché dovevo attaccare direttamente la creatura. No, ma meno male che tu eri quello che levavi prima le creature. Ma infatti poi molto dai, vedi, perché poi succede questo, dai, più due salute e non te lo togli più. Infatti. Sono sbagli che si commettono. Si commettono. Ma tu non sai quante volte mi è successo che io sbaglio una giocata senza me ne rendo conto dopo, e magari o perdo o tardo di uno o due turni la vittoria. È pazzesco, mi fa girare le scatole. Sì, volta. Perché poi alla fine, parlandoci chiaro, andando proprio nel materiale, alla fine è un gioco anche matematico, se si può allenare anche un sì, po' perché, la mente. Sì, perché comunque non è quel matematico. Non comunque strettamente hai, matematico. Comunque hai da gestire tante carte e tante possibilità, e devi cercare di ottimizzare al massimo il tuo mazzo. Stavo notando anche che cambia anche l'ambientazione. Sì, dipende sempre. Prima avevamo il fumo, la mongolfiera, cos'è, il dirigibile, e ora abbiamo una bella cascata. Intanto ho giocato una carta segreto, cioè come vedete e il segreto me lo tiene nascosto e dice: quando uno dei tuoi servitori viene attaccato evoca tre serpenti 1-1. Quindi quella carta rimarrà lì nascosta finché una delle creature dell'avversario non la faccia attacca attivare. Una mia creatura. Ok, si attiva automaticamente. E si attiva automaticamente. Come hai detto prima. Quindi anche in questo caso il segreto devi giocarlo al momento giusto. Sì, perché se tu lo giochi e non c'è creatura, ovviamente perdi tempo perché non ti serve in quel caso. Ora ti ha ucciso l'animaletto e lui può... aprirti. Mi ha sparato. Intanto qua pesco un altro falchetto, che quando entra una bestia in gioco pesco una carta. Ah, ok. È molto comodo. Sì. Perché comunque pescare ti serve per avere un vantaggio carta. Perché in tutti i mazzi di carte questo il vantaggio carta ti porta... Questo mazzo che stai usando ora è lo stesso che hai usato prima. No, questo qua è il mazzo cacciatore. Ok. Il cacciatore... Già, è vero che l'hai cambiato. Il cacciatore ha come abilità, a costo 2, spara 2 danni diretti all'avversario. Vedi, intanto attiva il segreto. E qua è combona, perché
Metti oltre serpenti. Sì. Sono, i serpenti sono delle bestie. Sì. Visto che c'è il falco che mi dice quando entro in gioco una bestia, pesca una carta, io pescherò tre. Altre tre carte. A Fantastico. gratis proprio. Con bona proprio. Bellissimo. Sei pieno di animali ora in casa. Poi è carina pure questa cosa delle zee, molto molto animate, Sì, molto molto perché carina. stanno dormendo in Eh pratica, beh, non sì. danno La l'impressione debolezza d'evocazione, come di... si Sì. chiama Magic. Ah, ho capito. No, è molto, molto colorato, vedo Sì, anche, sì, non sì. è monotono No. come i classici giochi un po' da tavolo alla fine. Da, 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 da. Io poi questo mazzo cacciatore, ognuno gioca i mazzi come vuole. Io, per esempio, che adoro la velocità e le creature piccoline, Sì. quindi il cosiddetto mazzo agro, l'ho Sì. fatto molto, 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 molto veloce. Nel senso, tante creature che costano poco, però Sì. hanno tanta sinergia tra di loro. Quindi c'è ogni carta, bene o male, fa sempre qualche cosa nel mio mazzo. Sì, ma E non è quello che stavo importante che sono tutte carte notando. piccoline con creature piccoline, perché Sì. si pompano a vicenda. Ovviamente. No, quello che stavo notando, proprio l'industria dei videogiochi, no? E questo è un discorso molto più in generale, sto dicendo. Ultimamente si sta cercando sempre di dimezzare sempre i tempi di una partita, farle più veloci possibili, in modo La che più verità è avversari, tu ti indiscutibile. co puoi confrontare con più avversari. È cambiato il mondo di... il Di modo di giocare, di creare diciamo che giochi, dipende eh. molto dal tipo di gioco. Perché per esempio, Battlefield le partite so che sono abbastanza. Sono non troppo lunghe, però non sono veloci come Non avrebbe in sono veloci. COD. Infatti. Però sì, Ma anche l'altra volta che abbiamo visto Titanfall, che è erano molto più abbastanza veloce. veloci. C'è proprio questa netta separazione. Sì, Un po' beh. quello che molti amanti dell'horror survival. Ora sto un po' dilagando, Vai, no? vai. Però comunque penso che un po' faccia. È interessante questo Sì, discorso da approfondire. assolutamente. Perché riguarda anche i videogiochi per PC. Sto notando che, stavo dicendo, tutti gli amanti dei vecchi survival horror, tipo ti cito Resident Evil 2, il 3, che sono molto lenti. Sì. Ora, giocando anche al 6, che ho giocato a Resident Evil 6, è diverso. Ci sono sempre zombie, sempre in maniera diversa, Però è grafica, tutto molto più ok. È veloce. molto più veloce. Quindi non esistono più rari casi, come ad esempio The Last of Us, ma The Last of Us io non lo classificherei come horror, ma Dietro. più come un survival, no? Ah. C'è questa tendenza di fare le cose molto veloci, non più meccaniche. Forse Ma perché serve. Ma l'hardware è se. No, non è per arrivato. quello, è perché rendendolo tutto più veloce, eviti che il giocatore ti si stanchi in breve Sì, tempo. sì. Perché se tu una partita ti dura 20 minuti, te ne fai una e basta. Se Ok. sai che una partita ti dura una decina di No, minuti, te ne fai due. ti parlo anche dei vecchi Tomb Raider rispetto a Reboot che hanno Sì. fatto l'anno scorso, che ora lo stanno riproponendo per PS4, Xbox One. Non è Lara Croft, non è la Lara Croft che siamo cresciuti noi, è più un Uncharted, possiamo dire, Da, da, da. possiamo dire. Intanto, Vabbè, altre però, due chiusa cose. parentesi, ecco, Chiusa mi parentesi. piaceva anche Ma ogni hai fatto tanto bene, cara. Hai fatto dileguare. bene, hai fatto benissimo. Intanto, ragazzi, altre due cosine, giusto per capirci. Abbiamo parlato di rarità delle carte. Sì, belle Ci sono quattro livelli, giocate. diciamo. Ci sono le carte base che non hanno rarità e le sblocchi giocando, portando a livello 10 gli eroi. Poi ci sono le carte avanzate, che sono quelle con le gemmine. Ogni gemmina di colore diverso ha una rarità. No, no, quelle là sono. Quelle impastate Ok. sono sempre in mano. Sì, La gemmina, ok. per esempio, guarda, sguinzaglia e segugia è la gemmina bianca. Allora, le gemmine bianche, una carta con gemmina bianca e una carta comune. Poi ci stanno le rare che danno la gemmina blu, le epiche che danno la gemmina viola e le leggendarie che hanno la gemmina dorata. Quindi, le carte in totale sono 382 per adesso. E intanto ne Ha abbiamo. voglia a Tanto ne battiamo un giocare, altro. a Hearthstone, a sto cuore di pietra, vieni per Già. averle tutte 300, altro che Mamma mia. Pokémon. Quasi 400. Ragazzi, qua quasi ne abbiamo vinto 400, ok. un'altra intanto. E Ma sei troppo forte, ultimi guarda. avvisi. Pensavo sapessi giocare Beh, solo agli scusami, devo. FPS, Scusami, invece. devo registrare per Video Game Generation e uso due mazzi scarsi, ne uso due Vabbè. forti. Che leccata questa che è Già, stata. già, già, Che già. E leccata. qua ci stanno i mazzi base con cui si può giocare.
Altra cosa, vediamo, vediamo. Ah, è così. Importantissimo. Non Sì. è, questo gioco non è soltanto per PC, cari amici di Video Game Generation, No. ma ci si trova anche per Mac OS X. Sì, ok. E a fine 2014 sembra che vogliono che rilasceranno le applicazioni per Android e iOS. Sì, potrebbe girare abbastanza bene in un Ah, sicuramente tablet. faranno Io una che cosa molto sono carina. contro, ora mi inimicherò un po' di gente, no? Io sono completamente contro i giochini da cellulare, guarda, tipo Subway Surfer, queste cose qua. Però, tipo, questi giochi qua potrebbero andare per un tablet. Ma sì, secondo Non me è sì, nulla secondo me sì. di... Cioè, anche perché è abbastanza immediato, non ti, essendo un gioco di carte, non è che hai bisogno di sai che grafica. Cioè, Appunto, è appunto, appunto. carina come cosa. Sì. È buono, è buono, è buono, sicuramente è buono. Ho altre cose da dire, insomma, un paio di Beh, siti, diciamo, ma sì, ma dai, ma giusto come perché punto stasera siamo simpatici simpatici, e sì, coccolosi. carini e coccolosi, Allora, vai. come punto di riferimento per i giocatori italiani, ovviamente Sì? abbiamo Hearthstone Italia. Lo troverete sia su Facebook che su G+, come Hearthstone Fan Italia. Sì? E anche Ok. su hearthstonefans.it, che è il sito con forum allegato. Ok, per non sbagliare, ricordatevi, andate su Google Translator e scrivete cuore pietra, così almeno non Questa era quasi pessima. sbagliate. È È bruttissima, lo so. bruttissima, è bruttissima. Amici di Video Game Generation, qua diciamo che abbiamo finito di parlare. Oh, Sono di 20 già! minuti che vi rompiamo le Ma scatole. di già! Di Ma già. la A gente ci sopporta per 20 minuti, cioè quanto ci pare. ascolta per 20 Per adesso minuti. sì. Ah, Quindi per adesso, eh. ragazzi, io non so che dirvi se non... Intanto ringraziamo Antonio Cappello di Paglia per essere venuto di nuovo qua a romperci Grazie, le grazie palle. a te, Brigius. A tre? A tre. No, no, non facciamo pubblicità, per carità. Grazie a te, Brigius, per avermi invitato. Pian piano sto entrando nel mondo dei videogiochi Buono. del PC, però il mio vero amore è sempre la console. Già Non che ci dobbiamo so, no, fare. no, non ci sono santi che tengano. Niente, Brigius, grazie per essere qui. Ovviamente ringraziamo sempre Massimo Strike per questa grandissima opportunità che ci sta dando, mi sta dando e ci sta dando. Grazie mille. Grazie mille. Ragazzi, questa è la seconda puntata di Video Game di PC Time per Video Game Generation. Speriamo non l'ultima. No, no, sicuramente non l'ultima. Vi ricordo gli appuntamenti sabato, ogni sabato, ore 7, su Sette di sera, eh? videogamesgeneration.tv. 7 di sera, eh? 7 di sera, Se sì, fai un po' come la ovviamente. pubblicità di Ore MTV 19. alle 7. 7 cosa? Di sera o Ore di... 19 su videogamesgeneration.tv. E c'è Video Game Come Generation. si E ogni precisa? mercoledì alle 6 di pomeriggio, quindi ore 18, c'è PC Time. Noi! Noi, Eccoci! ragazzi, cos'altro dirvi se non con la mia consueta frase di chiusura che chi non videogioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Questa Questa era è pessissima. pessimissima. Questa è bruttissima. Io me ne vado. Ciao, Ciao ciao, me ne vado. ragazzi, Ciao, ciao ciao. ciao, alla Ciao, ciao, prossima. ciao.